Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, il video di oggi è su questo pacco. E stamattina ho comprato questo trapano avvitatore a batteria. Questa è la marca. Ne fa anche da percussione. Due batterie 12 volts 2 ampere. Vabbè ragazzi, io ho comprato così perché comunque lo voglio testare per vedere se effettivamente è buono. Il peso c'è, sembra di qualità, sembra abbastanza buono. Ho fatto già qualche buchetto da 8 diametro 8 per il tufo, quindi sembra vabbè, sul tufo è ok. Quindi poi proviamo a fare qualche buco sul cemento e vediamo se riesce. Ovviamente incomincerò con la 6, con la punta da 6, per vedere poi fino a dove riesce a bucare sul cemento. Comunque fa tre cose: avvitatore, e fa, lo vediamo da qua, avvitatore, ok, che è questo, poi fa da trapano normale e trapano a martello, ok, quindi percussione. Va bene, qui segna poi la batteria quando scarica. Questo è carica batteria, qua c'è l'altra batteria, ho comprato un po' di punte che mi servono per cemento e tufo fino alla 12. Ovviamente la 12 mi sembra un po' azzardata sul cemento, però ci devo provare. Poi qui ci sono gli inserti e le punte per il ferro. Ok, vabbè, comunque la recensione di oggi è giusto per, magari se è buono facciamo una recensione su questo trapano completa, facendo pure qualche buchetto. Così il prezzo che ho pagato questo trapano è di 78 euro, adesso non ricordo di preciso, però mi sa di sì, era 78 euro una cosa del genere. Per quello che costa, diciamo, mi è sembrato di qualità. Va bene, allora ragazzi, andiamo a scartare questo pacco e vediamo cosa sta all'interno. Prendiamo un taglierino. Allora, eccolo qua, è un impianto per PC della Corsair. Ovviamente ha un problema questo impianto, ma lo dobbiamo montare per vedere. Ovviamente non trovo il taglierino, mi tocca dire con la forbice. Allora ragazzi, qui ci sono sicuramente le casse subwoofer, qui ci sono i cavetti, qui ci sono altre due casse più piccole. Vabbè, andiamo a montare tutto e vediamo qual è il difetto. Allora ragazzi, montato tutto e ho messo, collegato anche al computer, ho messo un gioco di cui sta giocando mio figlio Jordan e Kevin, sono due gemelle
Si vergogna, vabbè. Allora, ragazzi, ritorniamo a noi. Potete sentire l'audio. Mettiamo l'audio al sub e l'audio alle altre casse. Allora, qui c'è un controller del volume. Questo è del volume. Al massimo, perché se è a basso non si sente più. Mettiamo il microfono vicino. Se è a basso non si sente più. Se alzo al massimo, questo è il massimo. Andiamo poi sul SUV, subwoofer. Andiamo a vedere che anche questo è al massimo. Mettiamo sempre il microfono vicino. Se abbasso, anche questo non si sente più. Mettiamo al massimo. Adesso è al massimo. Qua c'è il menu. Questo è il programma. Ingresso. Qui c'è l'ingresso in aux. Equalizzatore, configurazione, configurazione, entriamo nella configurazione, lingua italiano, il timer per quanto riguarda spegnimento dello schermo, il colore sullo schermo, menu principale, ritorniamo al menu principale. Va bene, questi sono tutti i comandi, è molto semplice. E niente, dobbiamo smontare e andare a vedere perché comunque il problema nasce direttamente dall'alimentazione principale, perché entrambi hanno il problema, entrambi le casse hanno il problema, altrimenti essendo separate, magari se il problema stava solamente sulle casse piccole, allora il subwoofer si sentirebbe più alto. Premetto che io mi occupo di schede inverter, di riparazione schede inverter, non mi occupo di impianti audio, di riparazione impianti audio, però facciamo un tentativo, ok? Andiamo a smontare la scheda, andiamo a vedere se c'è qualche problema. Allora, questo è il dietro del SUV e sicuramente all'interno qui ci saranno le schede. Questa qua avremo sicuramente la scheda di alimentazione e qui abbiamo la scheda audio. Infatti ci sono tutti gli attacchi: l'attacco che del comando, l'attacco delle due casse e della linea audio. Quindi andiamo prima ad aprire questa dell'alimentazione, così diamo un'occhiata all'alimentazione. Se nella parte di alimentazione manda correttamente tutti i voltaggi sulla scheda audio, va bene? Allora, ragazzi, smontata la scheda, eccola qua, questa è la scheda di alimentazione. Qui abbiamo due connettori che portano sull'altra scheda, ovviamente poi andiamo a vedere i voltaggi di questi connettori. Quello che ci interessa a noi sono le uscite sulla scheda. Le uscite sulla scheda, questi sono i connettori. 1 e 2. Qui abbiamo la cassa. E qui abbiamo questo tubo che poi amplifica il suono all'esterno. Cioè l'uscita all'esterno. Comunque, questi sono vetri di collegamento sulla parte della scheda audio che al momento non la tiriamo fuori. Ok, quindi ci concentriamo su questo e vediamo se è tutto ok. Se abbiamo le uscite su questi connettori che vi ho fatto vedere prima. Questi due qua. Ok, andiamo a vedere se qui c'è scritto comunque qualcosa 12 volts.
Allora, vediamo se riesce a mettere bene a fuoco. volts, 5 volt, 27 volt. Quindi su questo connettore ci dobbiamo trovare queste uscite, mentre qui abbiamo solamente la scritta VCC e GND. Va bene, ragazzi. Allora andiamo a vedere un po' se alimentiamo questa scheda e vediamo se abbiamo queste uscite. Ok. Allora, ragazzi, siamo sul banco. Allora, visivamente si vedono già i danni. Sommiamo un po'. Ci sono queste due resistenze bruciate. Queste due resistenze bruciate. Poi ho notato anche questa che è bruciata. Anche questa qua, eh. Questo lo colla, comunque sembra solo colla. Eccolo qui, forse sotto, no, è bruciata. Eccola qui, sotto qua ci sta la crepa della resistenza, eh? Quindi andremo anche a smontare questa resistenza qua. Queste due resistenze, vado a ripulire tutta questa colla e così smontiamo tutta questa parte e testiamo. Questo sarà sicuramente un MOSFET. Allora, facciamo una mappatura di questo alimentatore. Abbiamo due trasformatori, abbiamo questo oscillatore che va a switchare su questo trasformatore. Qui abbiamo questo MOSFET che invece va su questo. L'oscillatore evidentemente qui ce l'abbiamo sotto, SMD, e andiamo a smontare la scheda, lo vediamo subito. E qui abbiamo le uscite, abbiamo 5, 12 e 27 volt, e da questa parte dovremmo avere solamente 27 volt, che poi la riporta su questo. Adesso, dando alimentazione, andiamo a vedere su questi diodi rapidi che abbiamo l'uscita sul secondario. Questo alimentatore è ok, perché da questo alimentatore abbiamo la 5 e la 15 volts, ok? Quindi abbiamo 12 e 5 e 15 volts, quindi questo alimentatore è ok, questo trasformatore. Quindi anche l'oscillatore, il MOSFET qui è integrato, è ok. Quindi il problema sta su questo, che non abbiamo niente qua, non abbiamo nessuna uscita. Quindi andiamo a smontare i pezzi guasti, i pezzi bruciati, che poi dall'altro, siccome sono delle resistenze, togliamo l'alimentazione, siccome sono delle resistenze bruciate, non si vede neanche colore, quindi per risalire servirà lo schema. Questo qua forse riusciamo a risalire, ma questa servirà lo schema sicuramente. Vabbè, nel frattempo andiamo a smontare, poi vediamo. Ok, ragazzi, dietro qui, come avevo previsto, c'è l'oscillatore che lavora insieme a questo MOSFET per questo trasformatore. E qui abbiamo questo dissipatore in alluminio, questa è la parte di filtraggio, questa è l'entrata 220, il filtraggio della 220, ponte diodo, e condensatore di stabilizzazione.
Poi da qui l'alimentazione va sia su questo trasformatore che su questo, ok? E fa switchare sul secondario entrambi le parti. Hanno due trasformatori perché ha bisogno di più, evidentemente che tutto l'impianto ha bisogno di un assorbimento abbastanza alto e quindi hanno due trasformatori separati. Va bene, soprattutto sulla 27 volts. Allora, ragazzi, vado a smontare tutti i componenti, mi vado a togliere la colla e niente, poi vediamo effettivamente e quantifichiamo il danno, ok? Allora, ragazzi, non ho potuto fare il video della riparazione perché in pratica sta veramente rovinata la parte primaria della scheda di questo trasformatore, perché su questo non arriva la 27 volts. Vabbè, questo era già previsto perché qui c'avevamo sul secondario, su questo trasformatore, c'avevamo tensione, anche perché l'oscillatore, quindi non c'è bisogno neanche di testarlo, visto che sul secondario qui abbiamo 5-12 volts, e non mi ricordo se erano 5 e 15 se non sbaglio, e qui. Mentre su questo trasformatore il MOSFET è saltato, a parte c'è l'oscillatore, non è compreso il MOSFET all'interno, quindi ce l'ha esternamente. Questi due lavorano insieme per poter switchare sul trasformatore. Ma non è questo il problema è che sono saltate delle resistenze, di cui queste due l'ho sostituito, che sono queste qua. Anzi, ho sostituito solo questa qua, questa no. E sarebbe questa, ok? Quindi queste due resistenze sono anche da sostituire. Poi ho sostituito questo diodo SMD e questa resistenza SMD. Qui ce n'è un'altra, anche quest'altra resistenza SMD e questo condensatore. Adesso, siccome questa resistenza non si riusciva a identificare, per fortuna ho trovato lo schema. Grazie anche a chi me l'ha mandato l'impianto, mi aveva fatto già presente che c'era un video su YouTube straniero di cui ho potuto scaricare lo schema elettrico di questa scheda. Senza schema elettrico non si sarebbe riuscito a riparare, anche se ancora ho da ordinare il MOSFET e l'oscillatore perché non ce l'ho. Come già ho detto, io riparo schede inverter, quindi ho altri componenti in stoccaggio, ma questi non ce l'ho. Allora, andiamo a vedere lo schema, così vi faccio vedere quello che ho sostituito sullo schema. Allora, ragazzi, finalmente ho rimontato tutto, però prima di dare tensione e andare a vedere se è tutto ok, andiamo a vedere cosa ho sostituito. Uso la carta di credito, carta di credito per quanto riguarda tutti i pezzi che ho sostituito, poi ci metto il biadesivo, li incollo sopra. Allora, ragazzi, questi sono tutti i pezzi che ho cambiato. La carta di credito è vuota, tranquilli, è anche scaduta. Questi sono tutti i pezzi che ho sostituito. E andiamo a vedere sullo schema, così vi faccio vedere magari tutto ciò che ho sostituito, tutto ciò che ho testato. E stamattina ho messo anche il MOSFET, oscillatore, sono andato a reperirli e li ho messi. Ok, manca solo di testare se funziona, se arrivano i 27 volt sul connettore qui. Ok, andiamo a vedere sullo schema
che vi lascerò in descrizione per chi ne ha bisogno. Vi lascio il link, ve lo scaricate. E adesso andiamo a vedere tutto ciò che ho testato e ho cambiato, ok? Allora, ragazzi, questo è lo schema della scheda che vi ho fatto vedere poco fa. Partiamo dall'entrata 220. Qui abbiamo la parte di filtraggio, abbiamo il ponte diodo ovviamente testato, il condensatore di filtro, poi testate le tre resistenze e circuito di snumber anche testato. Questi vanno tutti testati perché diciamo fanno parte dell'alimentazione principale che poi ci servirà sia per il trasformatore che per l'oscillatore. Allora, questi in verde sono tutti quelli che ho testato e sono buoni. Questi in blu sono il retro della scheda che sono in SMD. Quindi è il retro della scheda. Questo è l'oscillatore che ho sostituito, il retro sempre della scheda. Questi in rosso sono quelli che ho sostituito della scheda, cioè la scheda, la parte superiore. E questo è il MOSFET che ho sostituito, il MOSFET che è saltato, a sua volta sono saltate le resistenze R923 da un K e R925 da 0,22. La resistenza R928 da 56 ohm, potevo anche lasciarla stare perché era 55 ohm. E quindi poteva anche andare, però l'ho voluta cambiare visto che ho cambiato tutto. Di qua abbiamo l'uscita. Questa dovrebbe essere poi l'uscita, facciamo in verde. Questa è l'uscita da 27 volts, quindi ci dovremmo trovare con 27 volts. Quelle in blu che sono le resistenze SMD che ho sostituito queste resistenze sull'out dell'oscillatore che va a gestire il gate del MOSFET. Poi su IS che va a controllare il source del MOSFET, quindi sono saltate anche queste resistenze. Poi qui abbiamo il feedback che ci aspettiamo quando diamo tensione, ci aspettiamo una stabilizzazione sui 30 volt. Se non ci sono, se non dovesse essere stabile, andremo a controllare il feedback, che è tutto questo, eh? È abbastanza ampio. Allora, di qui abbiamo l'altro trasformatore, l'altro oscillatore integrato a qui dentro il MOSFET, che abbiamo da qui su questa uscita qua, su questo connettore. L'altro connettore non c'è, lo riporta ma non c'è. Su questo qua andiamo a cancellare perché abbiamo l'on-off, l'accensione dei 27 volt, perché anche qui dovremmo avere i 27 volt riportati da questo trasformatore che abbiamo riparato, dall'oscillatore, della parte che abbiamo riparato. Quindi l'on-off tra 5 volt e on-off c'è l'input di accensione dei 27 volt. Ho sostituito questo condensatore che era un po' in perdita sull'altra parte del trasformatore e niente, ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda questo. Sulla VCC ho controllato anche il diodo Zener della stabilizzazione della 12 volts che arriva la VCC e GND e anche il condensatore. Ovviamente ho controllato anche la resistenza da 15 K.
E niente, ci rimane altro, i fotoaccoppiatori, che vediamo qua. Questi qua sono stati anche controllati, questi due fotoaccoppiatori, che poi fanno parte del feedback quanto riguarda l'aggiustamento del voltaggio. Ok, quindi andiamo adesso a verificare se abbiamo questi voltaggi e se tutto ok. Se tutto ok, possiamo montare e vediamo se funziona. Va bene? Bene, ragazzi, rieccomi qua. Ho messo una resistenza da 1 kg, per simulare l'accensione tra on off e 5 volt sui piedini, on off 5 volt, come vi avevo fatto vedere sullo schema. Adesso diamo l'alimentazione. Allora, andiamo a vedere se abbiamo alimentazione sul... Ok, abbiamo 29 volts. Perfetto. Anche se dovevano essere 27. Qui abbiamo i 12 volts, ok. Qui abbiamo 5 volts. E qui abbiamo i 27 volts. Ok, ragazzi, non so se si riesce a vedere. C'è la luce forse un po' che fa da riflesso. 27 volts. Ok. Quindi non ci rimane altro che... Togliamo l'alimentazione. Ci rimane altro che andarlo a provare sull'impianto. Andiamo a montare tutto e andiamo a provare. Passiamo, ragazzi, come avete visto, ho dovuto modificare e ricaricare il video perché avevo messo un'altra musica e me l'hanno bloccato, non mi davano la monetizzazione, quindi YouTube me l'ha contestato per il copyright. Ragazzi, come avete visto, la riparazione è riuscita alla grande. Vi ricordo che vi lascio il link sotto in descrizione per scaricare lo schema elettrico dell'alimentatore qui presente nel Corsair e niente, da Memory Frigger questo è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanella sulla destra per le nuove notifiche e per i nuovi video. Da Memory Frigger è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video.